Non potete sostituire Tramezzani, ma c'è la possibilità che diventiate telecronisti, prime voci di Sky. Allora, la prova consiste in questo. Dovete fare una telecronaca di uno spezzone di partita. Sì. Però, prima della telecronaca, voi dovete mostrarci come ve la cavate, facendo anche l'incipit, che di solito fa caressa prima della partita, cioè per, proprio per farci venire la voglia di vedere questa partita. Li sentite gli incipiti? Sì, sì, sì. Eh? Sì, sì. Allora, cominciamo con De Lucia. Allora, la partita è Milan-Siena. Tu devi prima commentare, cioè dovrai commentare il gol di Boriello, te lo facciamo sì. vedere. Però prima devi fare un incipit alla caressa per farci venire voglia di vedere Milan-Siena. Vai! Sei partito bene, no? Benissimo. Vai, vai. Stadio San Siro, Milan-Siena, una notte solo per leoni, basta. Ma è perfetta. Eri partito bene, va bene, una notte solo per leoni. Vediamo, allora adesso però devi fare la telecronaca, facciamo partire le immagini allora del gol di Boriello, commenta Alfonso De Lucia. Vai con le immagini. Lo puoi vedere qui, eh? La parola. Pirlo, palla centro, attenzione, Borello e rete! Rete! Raddoppio del Milan! Milan 2, Siena 0. Eurogol di Marco Borriello. Peccato che se c'ero io la paravo, però. Sì, eh. Molto bene, è stato molto spiritoso, un bel applauso, bravo! Allora andiamo, bravissimo, bravo, bravo. Andiamo a Perticone, allora che partita abbiamo scelto per Perticone? Roma-Genova, credo. Roma-Genova. Allora, Roma-Genova, facci venire voglia di vedere Roma-Genova alla moda di Caressa. Roma-Genova, vai. Roma-Genova, benvenuti. Grande partita. Due squadre con l'obiettivo Europa. Siamo pronti questa serata. Roma è fantastica. Bravi tutti. Grazie della presenza. Arrivederci. Vuoi dire? Se vuoi dire anche il tuo codice fiscale, la partita IVA non è un problema. Va bene, allora andiamo con la telecronaca. Io mi vergogno per loro. Fino adesso. Allora, il gol, credo che ci sia il gol di Tony. Esatto, Gene. Allora, lasciamolo concentrare un attimo, praticamente, perché ha bisogno di 6-7 ore di concentrazione. Allora andiamo con la. Posso vedere anche io di qua? Sì. Vedi dove vuoi, basta che vedi. Allora, no, fa ripartire, scusa. No, fa ripartire. Ma chi è quello? Non ha visto niente, non c'erano i monitor Lucinic. Qui. Lucinic. Cioè, è una vergogna. Ripartiamo, Quello ha deviato la palla. Lucinic. Cosa gli stai suggerendo? Oh, ma cosa gli stai suggerendo? Vucci di Zecchè. Allora, no, facciamo. Facciamo. Vabbè, andiamo là, andiamo. Ecco. Vai. Che palla in profondità per Vucinic, alza la testa, la mette in mezzo, gol, Tony, primo gol con la maglia giallorossa. Allora, finito, ma abbiamo capito che è finito, no, non è un problema. Allora, chiediamo al pubblico, allora grazie. L'applausometro, chiediamo al pubblico di votare per Alfonso De Lucia. Grazie. Chiediamo al pubblico di votare per Romano Perticone. T'hanno segato, hai capito? Allora, Alfonso De Lucia promosso telecronista Sky, per te c'è ancora una possibilità. Allora, c'è la possibilità, vieni qua vicino a me, c'è la possibilità di diventare, vieni qui, addirittura, vediamolo subito, mascotte di Sky, tu potrai fare la mascotte di Sky, veniamo a metterli. Facciamogli indossare la mascotte di Sky, devi ballare. L'inno di Sky come la mascotte. No, ma ancora te no! Sarà contento Spinelli che metto già. Spinelli è contento. Allora, vediamo un po'. Allora devi ballare il l'inno di Sky, facciamo partire che canta tutto il pubblico insieme. Allora facciamo partire l'inno di Sky che ballerà insieme a Rana. Andiamo con l'inno di Sky, forza l'inno di Sky, andiamo, vai! E forza Sky, per essere liberi, e forza Sky, che siamo tantissimi. Forza Sky, c'è il grande orgoglio in noi di appartenere a te, ad una gente che si abbona con noi.
fatto bene. Hai dei sondaggi, forse i risultati... No, siedi. Sono stato assunto. Sei stato assunto, cioè, 800 euro al mese. Hai i sondaggi.